Ciao a tutti ragazzi, sì, ho dei capelli che sono assurdi, ma fa stesso. Questo è un breve video dove vi volevo dire che, allora, innanzitutto forse andrò a rimandare i prossimi video a un po' più tardi perché devo ancora organizzarmi e ho degli impegni che non posso saltare, quindi vabbè. Quindi li sposteremo, arriveranno, ma li sposterò. Poi uno è questo. Questo qui è un display, un monitor portatile che mi sono fatto io con tutta la cavetteria. Questa qua è una batteria ricaricabile. Adesso questo telescopio si incastra, va benissimo. Vediamo se si incastra. Perfetto, non si muove più. Bellissimo, perché ho scoperto anche un'altra cosa che non sapevo, che non so se gli altri possono farlo. Sicuramente ci saranno alcuni che possono farlo, altri no. Qui ho delle impostazioni dove posso decidere quando si accende, cioè lui rimane sempre acceso, ma rimane tipo in stand-by, e decido quando l'orario in cui accenderlo e in cui spegnerlo. Quindi posso dirgli: accenditi, che ne so, ti sto usando adesso, e ti spegni, che ne so, alle 9 e ti riaccendi domani mattina alle 10, poi ti rispegni di nuovo alle 9, e quindi una cosa molto carina sta qua, che risparmia anche il corrente, no? In posti, poi sembra lasciarlo acceso, vabbè. Questa è una robetta carina che mi sembrava. Va con HDMI, convertitore VGA HDMI, semplicissimo. E lo userò anche insieme alla GoPro per vedere bene l'inquadratura. Poi andrò a fargli comunque un case, insieme al mio amico andremo a stampare un case in 3D decente. Ci ha fatto bene con ogni slot, in modo che sia tutto coperto, bello nascosto, bello ordinato. E forse gli metterò anche una di quelle viti per appenderlo a un cavalletto. Poi altre cose che mi vengono in mente, sì, allora, intanto, come sempre in un mio video, prendo sempre in mano qualcosa, tipo questi sono dei connettori per il tester. Comunque, vi dicevo, allora, probabilmente adesso devo vedere come riesco a organizzarmi. I video verranno spostati, quindi probabilmente questo sabato, forse, non so se uscirà un video, forse uscirà magari lunedì o martedì prossimo, oppure domenica. Devo vedere come riesco a organizzarmi. Se riesco a organizzarmi bene, farli uscire sabato, bene, se no usciranno pochi giorni dopo, o domenica, lunedì o martedì. Adesso devo ancora bene organizzarmi, come ripetuto più volte. Un'altra cosa, ricomincerò con probabilmente i video creative, dove probabilmente farò il video dove andrò a riassemblare questo monitor appena avrò stampato tutti i pezzi, quindi il portabatteria, il portamonitor, il portascheda, il porta VGA. Farò ogni roba con il suo slot pronto per portarlo comodamente. E poi altre cose, mi sembra di no, stavo pensando cosa, quali altre novità ci possono essere. Beh, se avete altre richieste da farmi, fatemi, vediamo poi se posso esaudire queste richieste. E poi volevo mostrarvi questa qua, che è una torcia che fa una luce stratosferica. È una luce veramente potente e è ricaricabile tramite una USB, non micro USB, ma addirittura una USB integrata proprio. Si carica proprio, si attacca alla spina e si carica, fantastico. Una roba così non l'avevo mai vista, comunque è molto potente, quindi è ottima per la sera, dovrebbe essere, boh, non so che wattaggio è. Qua non so, c'è scritto 58.000 W, W, non so se è il wattaggio, però mi sembra un po' alto, però vabbè. Poi altre cose, sono qua e mi sto guardando attorno, perché questa qua l'avevo già fatta vedere la mia GoPro, con cui faccio
farò alcuni video. Inizieremo tra un po', visto che adesso inizia a esserci caldo, inizierò anche a fare dei video all'aperto, dei video all'aperto, poi sto guardando adesso la schermata e ora sembra quasi in 3D, cioè sono proprio, vabbè, ormai sono svampito un po', sono un po' svaporito, vabbè, è sera, è sera, è sera. Queste qui sono le, non so se riesci a metterle a fuoco, vabbè, queste qua sono le viti del connettore VGA che io ho tolto perché mi davano fastidio, quindi se mi date un connettore VGA sappiate che gli toglierò questi. Altre cose, basta, mi pare di no. Allora, probabilmente poi ricomincerò con fare dei video reaction, sicuramente. Poi faremo video creative, continueremo con GTA che devo farlo, poi continuerò con Minecraft e tutte le serie, due serie. Due, sì, due serie, sì. Poi inizierò anche Spore, che è un giochetto molto carino. Che dovrebbe essere breve comunque perché, cioè breve, insomma, ci sono anche lì un po' di robe da fare, ma è molto intuitivo e veloce, quindi si andrà via spediti lì. Altre cose che mi vengono in mente, no, no, basta. E se avete richieste lasciatele qua sotto nei commenti, io vi ricordo comunque cercherò di essere puntuale nel caricamento dei video e provo, poi fatemi sapere, intanto vi farò poi vedere dei progetti anche con Arduino che andremo a fare perché pensavo di iniziare a cercare degli sketch già giusto delle robe basilari per chi volesse iniziare perché anch'io non lo so usare e quindi impariamo tutti insieme a usarlo. E mi pare che di aver detto tutto, quindi vi ricordo commentare, iscrivervi, lasciare dei like e un saluto elettrizzante. Sì, ho dei capelli che sono assurdi, una roba. Adesso vado a mettere un po' di gel. Ciao!